Invece quest'ora è finizio Cristina, per quanto riguarda la stazione di polizia di Lucera, il commissariato di polizia di Lucera. Questa sera abbiamo appunto seguito il suo intervento sulla conferenza sulla violenza delle donne. Ma in quest'anno, durante gli anni, si è parlato anche di un aumento di denunce. Proprio per quale motivo? Ma io voglio pensare, anzi sono convinta che aumentano le denunce perché finalmente forse si rompe il muro della vergogna, il muro del silenzio, cioè fare in modo che questa tipologia di reati vengano fuori, emergano e vengano effettivamente consegnati alle forze dell'ordine. Quindi perché insomma sappiamo che crimini consumati nelle mura domestiche sono per un fatto proprio anche qui di sottocultura, sono sempre stati visti con vergogna e celati dalle stesse vittime di reato. Quando una donna denuncia, qual è l'iter che la legge, che in questo caso voi delle forze dell'ordine rappresentate, dovete rispettare? Ma la denuncia è un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza, perché apre appunto la strada alla tutela giudiziaria e quindi ci sarà tutta un'attività istruttoria per consegnare all'autorità giudiziaria appunto un quadro della situazione che effettivamente è accaduto. Io quello che mi sento di dire è che questa tipologia di reati hanno una priorità assoluta nei nostri uffici, come anche negli uffici delle procure, perché c'è veramente molta sensibilità e anche la Polizia di Stato, in ogni questura c'è un ufficio anti-stalking che è veramente un punto di ascolto sempre attivo proprio per consigliare o anche proprio per ascoltare le vittime di questo reato. Quanti casi di donne avete salvato? Guardi, ho difficoltà a dire una statistica. Purtroppo le cronache consegnano appunto casi di donne che non si sono salvate, non sono, non, insomma, per vari motivi, non l'epilogo dello stalking, però voglio dire, il nostro è un lavoro lungo, impegnativo e l'attività di prevenzione devo dire che occupa una centralità in ogni ufficio di polizia. Chi sono i persecutori della vittima molte volte? Molte volte sono ex compagni. Quindi non che sia rivolto anche in altri ambiti familiari o di lavoro. Ma lo stalking nasce soprattutto nell'ambito delle relazioni amorose. Va bene. Avvocato Romito, lei è un avvocato che è a tutela delle donne, violenza sulle donne, proprio alla conferenza stampa di oggi, presta servizio presso il CAV di Foggia. Presto attività professionale in maniera volontaria e gratuita presso il CAV Telefono Donna di Foggia. Quando una donna decide di recarsi da un avvocato presso queste strutture? La donna non decide subito di recarsi presso un avvocato, decide di recarsi al CAV quando non ce la fa più, quando ha bisogno di aiuto perché oramai ritiene la propria, diciamo, situazione non più sostenibile, non sa cosa fare, come gestire appunto la situazione e allora desiderosa di un aiuto che magari non riesce neanche a trovare nel contesto familiare, decide ri di rivolgersi al centro antiviolenza. Molte volte, forse il più delle volte, diciamo, viene mandata o da un amico o diciamo, da un parente o dalle forze dell'ordine che comunque sono deputate a dare informazione dell'esistenza dei centri antiviolenza presenti sul territorio. Di che tipo di donne parliamo? Di donne di violenza passionale o anche di altri tipi di violenza? Diciamo sia di violenza, sia di maltrattamento, di donne vittime di violenza sessuale oppure di maltrattamenti, vittime di stalking, diciamo che diciamo, lo scenario è piuttosto vario. Il compito dell'avvocato in questo preciso argomento, ecco, qual è? Nel senso, indica, fa da mediatore o fa prendere le distanze? Nei casi di violenza, per tutte quante le fattispecie di violenza, è proprio stabilito dalla Convenzione di Istanbul che non ci possa essere mediazione tra la donna vittima di violenza e l'uomo che agisce, violenza. A seconda dei casi, che si prospettano, diciamo, si decide in quel momento qual è, la soluzione migliore. Sicuramente, se appunto questa donna è vittima di reati, bisogna intervenire subito con una querela Ci sono e chiedere, diciamo, delle forme di protezione.
Ci sono stati dei casi dove sono ritornati, dove tutto è ritornato come prima e quindi diciamo si è tutto sistemato? No, diciamo in quella che è la nostra esperienza del nostro CAV, no, diciamo quando la donna acquista la consapevolezza di diciamo, percorrere la strada che è quella di allontanarsi dall'uomo che agisce violenza, generalmente non torna più indietro. Quello, diciamo, il fatto di quando una donna torna indietro è quando magari non ha maturato questa consapevolezza. E allora ritorna sui suoi passi. Quando una donna diventa libera? Quando praticamente riceve il sostegno opportuno e giusto dal centro antiviolenza e quindi da tutta l'equipe, e fa comunque un percorso che parte dall'interno, da se stessa, di consapevolezza, diciamo di donna vittima di violenza, con il desiderio di fuoriuscire da quella situazione. Stasi Spinelli, esponente di Libera, Associazione Libera, da quanto tempo? Allora io faccio parte di Libera da tantissimi anni, perché sono entrato con il movimento studentesco nell'associazione. Sono referente provinciale da 3 e quindi diciamo tra un po' ci sarà l'assemblea di rielezione o di appunto elezione del nuovo coordinatore provinciale. Cosa ti dà? Cosa ti ha dato questa esperienza fino ad ora? Ma mi ha dato tantissimo, in realtà io ho avuto anche la fortuna di essere referente provinciale proprio nel momento in cui la manifestazione nazionale del 21 marzo si è svolta in città, no? A Foggia l'anno scorso, e quindi riuscire a costruire una manifestazione a cui hanno partecipato 40.000 persone, ma soprattutto il percorso che mi ha visto insieme agli altri ragazzi dell'associazione, a Don Ciotti, Daniela Marcone, eccetera, attraversare tutta la provincia nella costruzione di quella rete che poi è scesa in piazza, è stata davvero un vantaggio e un'avventura molto positiva, perché molto spesso, anche per giustamente la cronaca, i giornali, vediamo soltanto il negativo che c'è di questo territorio, ma quell'esperienza e poi il lavoro quotidiano fatto con l'associazione fa vedere invece che tante realtà positive ci sono sul territorio, che operano quotidianamente e costruiscono orizzonti di bellezza in questo territorio, in Capitanata in genere. Quando parliamo di violenza sulle donne? Quando parliamo di violenza sulle donne parliamo di una battaglia culturale che, così come diciamo, no, nel contrasto alle mafie, va fatta sin dalla scuola, no? È importante che se ne parli, è importante davvero che se ne parli in profondità, perché poi molto spesso viene trattato magari superficialmente, senza entrare invece nelle questioni anche più profonde, no? del problema. Penso alla battaglia culturale che va fatta verso una società che di fatto ha ancora tanti problemi, no? È una società comunque ancora patriarcale, in tanti casi macista, e quindi già a partire dal linguaggio fino ad arrivare agli atti di violenza, diciamo, più espliciti, vanno contrastati nella cultura di un'ampia fascia della comunità, partendo ovviamente dai più piccoli. Chi si rivolge alla vostra associazione? Diciamo che noi siamo un'associazione di associazioni, quindi è molto particolare, però oltre ovviamente ai gruppi, ai presidi territoriali che esistono nelle varie città, ci rivolgono a noi persone che magari hanno bisogno di essere accompagnate alla denuncia. Esiste uno sportello che si chiama Linea Libera, un numero verde con degli operatori a livello nazionale che proprio ascoltano, quindi il primo ascolto, e poi accompagnano magari nella denuncia i casi in cui appunto Libera può dare una mano, perché poi ovviamente Libera non è un'istituzione, quindi è importantissimo il primo ascolto proprio per capire lì dove possiamo arrivare. Poi in realtà in molti casi li accompagniamo in fondazioni antiusura oppure in associazioni anti-racket, eccetera, dipende molto dal tipo di problema. Ora sappiamo anche che esiste il CAV, appunto, in realtà, che opera da tantissimi anni sul territorio. Sono, diciamo, casi più particolari, però anche molto spesso donne si sono rivolte proprio per uscire da famiglie mafiose o da violenze legate a contesti mafiosi, e quindi diciamo è importantissimo costruire questa rete tra i soggetti attivi del territorio, proprio per dare una mano concreta poi alla popolazione. Siamo col dirigente scolastico della scuola Bozzini Fasani, Pasquale Tirrison. Come mai è stata pensata questa importante conferenza per quanto riguarda la violenza sulle donne? Beh, noi per tutto quest'anno praticamente siamo stati impegnati su temi che interessano tutta una serie di aspetti sulla legalità.
E diciamo che questo secondo me è stato uno dei momenti più importanti di tutte queste iniziative che abbiamo fatto, perché tocca un problema che come abbiamo sentito oggi interessa e trasversale a tutti i ceti sociali, ma soprattutto che è presente a Lucera, ma che soprattutto interessa un numero considerevole di donne. Ecco, e lei pensava, si immaginava questa presenza comunque di donne, di invitati, di questa partecipazione? Sì, pensavo, insomma, io auspicavo una buona partecipazione di pubblico, però insomma, come avete visto, abbiamo riempito un teatro da 200 posti, e a Lucera non è una cosa da poco. Questo insomma significa che il tema è uno di quei temi caldi su cui eventualmente bisogna continuare a lavorare. Come spiegare agli alunni, soprattutto agli adolescenti, visto che la violenza non ha età, dei primi campanelli di allarme? Ma io ripeto sempre, tutte le agenzie in qualche modo educative, tutti gli enti, tutte le istituzioni devono fare la loro parte. Noi quello che possiamo fare dal nostro punto di vista è agire sostanzialmente su un piano culturale, attraverso la lettura, attraverso, come dire, l'impianto didattico, ma anche su un piano che è quello su cui io credo molto, dei comportamenti, perché cominciare ad abituare un adolescente ad avere rispetto della bambina che gli siede accanto, e che sono piccoli gesti che poi alla fine sono tutte quelle piccole cose che servono poi per raggiungere l'obiettivo finale. Quanto conta la famiglia? Fondamentalmente in queste storie qua la famiglia io direi che è fondamentale, però credo che anche che in determinate situazioni forse conta molto di più la scuola. Maresciallo Martino, della stazione dei Carabinieri di Lucera, questa sera ha presenziato in conferenza per quanto riguarda la violenza sulle donne, ma come appunto detto la violenza fa più rumore quando non viene risolta che quando viene risolta, quindi a Lucera fortunatamente di questi casi ben pochi. Sì, negli ultimi anni vi posso dire che per grande merito dei lucerini, quindi segnalazioni, denunce, molto spesso delle vittime, ma anche dei vicini, comunque c'è questo tipo di attenzione da parte della cittadinanza, e che ovviamente deve essere ascoltata, e quindi, come dicevo, come un po' tutti quanti, anche il vicequestore ha accennato, del commissariato qui di Lucera, abbiamo sebbene abbiamo un'escalation di queste denunce, però un dato positivo, perché appunto non è più una punta dell'iceberg, quindi nascosta, perché sono reati ovviamente che vengono commessi molto spesso all'interno delle mura domestiche, quindi è molto difficile se la vittima non fa presente, non segnala, o i cittadini che sono molto spesso vicini, o piuttosto i familiari o amici o conoscenti, non decidono di segnalare l'evento criminoso in atto. Quindi devo dire, il dato positivo è che comunque a Lucera al momento, più che in passato, devo dire, perché i dati statistici sono quelli, c'è un'attenzione da parte dei cittadini a questo tipo di tematiche criminose, e noi ovviamente le forze di polizia, di concerto con la magistratura, siamo sempre attenti a rispondere a queste segnalazioni. C'è un particolare ufficio in caserma che accoglie queste segnalazioni? C'è la stazione Carabinieri, e l'ufficio, il nostro comando si trova in un comando compagnia, ci sono diversi uffici, quindi comando compagnia e altri dell'organigramma, scala gerarchica, però sicuramente l'ufficio dove si può fare denunce, segnalazioni, è la stazione dei Carabinieri. Nella stazione dei Carabinieri, come fa da qualche tempo l'Arma dei Carabinieri, c'è personale specializzato, personale che è stato formato alla speciale attività che bisogna fare per queste denunce. Non è certo, per quanto grave, un furto di autovettura, è un qualcosa di molto più specifico, molto più delicato, e comunque c'è personale formato per ricevere queste denunce. Insomma. Come funziona la collaborazione con i Carabinieri e i centri antiviolenza? Per quanto riguarda Lucera siamo fortunati, perché il centro antiviolenza di Lucera, devo dire, qualche volta lavoriamo anche con, se al di fuori del territorio lucerino, anche con i centri di Foggia piuttosto di San Severo, sono sempre
attenti soprattutto ovviamente alla vittima, e, ma la rete comunque è ben salda, non solo il centro di violenza, pure il comune, pure i servizi sociali, piuttosto anche il pronto soccorso, quando una vittima, per esempio i casi di vittime che vengono medicate, ci segnalano subito alla nostra centrale operativa, i medici stessi del pronto soccorso, dico qui di Lucera, che c'è questo evento, e quindi è importante raccogliere anche questo tipo di denunce. Dottoressa Vecera, coordinatrice del CAV Telefono Donna, questa sera ha dato un contributo del suo intervento a quello che è stato l'argomento per quanto riguarda la violenza sulle donne. Sì, io questa sera ho portato direttamente la testimonianza di una nostra donna vittima di violenza che ci ringrazia per il percorso fatto con noi e per la fuoriuscita dalla violenza. Sicuramente un intervento positivo per far vedere comunque come dalla violenza si possa uscire, ci sono le modalità per farlo e con l'aiuto giusto ci sono tutti dei meccanismi positivi per poter ritornare, risalire e poter dire oggi sono libera. Questo è una sorta di volontariato, quanto le dà? Allora, è un volontariato perché per me nasce, io faccio altro di lavoro, sono una pedagogista in una casa famiglia e questo è il mio volontariato, lo faccio da 13 anni, sono contenta di essere un aiuto per le donne. Quanti casi è riuscita ad aiutare positivamente? Allora, in questi 13 anni abbiamo seguito tantissimi casi, l'associazione è da 23 anni sul territorio e ha avuto più di 3.000 casi. Siamo con la psicologa Esther Di Gioia che ha partecipato a questa conferenza per quanto riguarda la violenza sulle donne. Ma quanti tipi di violenza abbiamo? Allora, abbiamo la violenza psicologica, che è quella più subdola, quella meno riconosciuta, che non sappiamo riconoscere fin dall'inizio. Poi c'è la violenza fisica, quella economica, quella sessuale, quella assistita, e noi per violenza assistita intendiamo tutta la violenza che subiscono i minori all'interno di una famiglia in cui appunto ci sono situazioni di violenza tra papà e mamma. Primi campanelli di allarme che una donna deve capire che appunto si tratta di violenza, se non proprio quella fisica. Allora, vabbè, la prima violenza che avviene all'interno appunto poi di un rapporto, no, in cui c'è un'escalation di violenza, è appunto quella psicologica. Il partner infatti si rivela molto geloso, molto ossessivo, non permette quindi alla propria compagna, alla propria partner di poter prendersi la sua libertà di scelta, è nel lavoro, è nella vita privata, è nelle sue relazioni sociali, anche nel modo di vestirsi, no? Di truccarsi, e anche dal punto di vista, appunto, come dicevo prima, lavorativo, quindi nel non lasciarla quindi lavorare, o ancora togliendole lo stipendio che la donna guadagna. Quando una donna si rivolge a un psicologo? Allora, le donne di solito si rivolgono al centro antiviolenza, quindi alle psicologhe che ci sono ai centri antiviolenza, quando non ne può più, quando nella maggior parte dei casi è quando poi l'uomo, il partner violento, si rivela violento anche nei confronti dei propri figli, oppure quando lei si sente minacciata, si sente avverte, quindi percepisce il pericolo di vita. Quali sono le linee guida che un centro antiviolenza dà alla donna la prima volta che si rivolge? Come la segue? Allora, noi la seguiamo sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale. I centri antiviolenza si basano sul principio dell'autodeterminazione, pertanto non ci sono delle linee guida fisse. Noi lasciamo che la donna decida quando è arrivato il momento per lei, ad esempio, di denunciare. Il nostro il percorso psicologico ha come obiettivo quello di portare poi la donna ad uscire da questa spirale di violenza, in cui, diciamo, il fine ultimo potrebbe essere la denuncia. Alla denuncia poi c'è tutta l'altra parte, quindi della separazione, del processo, e quindi via via poi l'iter prosegue anche dal punto di vista legale. Da quanti anni, da tanti anni ad oggi, come è cambiato il coraggio della donna di denunciare?
Allora, molto, anche perché adesso se ne parla, prima non se ne parlava. Come è partito questo stimolo? Beh, sicuramente dai mass media, nel senso che nel momento in cui si è iniziato a parlare di violenza di genere, anche all'interno appunto di quelli che sono i principali canali comunicativi, quindi anche la televisione, la donna si sente maggiormente supportata nel uscire appunto da questa spirale.